Siamo arrivati alla confraternita dell'Uva, notoriamente non è solo libreria ma è anche bar e adesso andremo a conoscere i ragazzi della libreria. Raccontaci un po' com'è nato questo posto, insomma, com'è nato il tuo sodalizio con Giorgio che conosceremo dopo. Sono venuto a Bologna per un master in Food and Wine Management. Mi era venuta l'idea di fare una libreria vineria, sapendo che Giorgio voleva fare una cosa del genere, quindi gli ho chiesto se aveva piacere a farla con me. In poco più di 4 mesi abbiamo messo su questa roba qui. Eravamo a Bologna e da Bologna non volevamo andare via, quindi abbiamo trovato semplicemente una scusa per rimanere. Poiché Bologna sia mediamente una città molto colta, una città dove mediamente si legge tanto, è chiaro che è un'analisi che abbiamo fatto. Cosa intendi, se dovessi dare una definizione, di libreria indipendente? La cosa che secondo me nel termine indipendenza mi sembra giusto è scegliere i libri che piacciono a noi secondo delle scelte puramente qualitative e non per forza legate alla vendita e quant'altro. Quello che abbiamo scelto è stato proprio di offrire un'alternativa. Un'alternativa significa piccole case editrici che solitamente non hanno tutta quella visibilità in altre librerie. Noi lavoriamo direttamente con molti editori senza l'utilizzo di un distributore, quindi di un fornitore. Non abbiamo agenti che ci vengono a proporre delle cose, ma c'è una conoscenza diretta con una serie di editori. C'è la bellezza del piccolo, del poter fare le cose in una maniera familiare, artigianale. Come formazione sei diventato libraio con la confraternita dell'Uva o lo eri già prima? Già da quando ero all'università ho studiato qui a Bologna, ho fatto un tirocinio al Modo Infoshop, poi a Bruxelles alla libreria Piola Libri e poi a Barcellona sempre tirocinio Erasmus post laurea alla libreria Le Nuvole. Com'è essere un imprenditore culturale oggi a Bologna? Bisogna fare anche un'educazione al lettore, perché far capire che esistono molti tipi di... esistono libri diversi, esistono libri che sono più difficili da conoscere semplicemente perché c'è meno denaro da spendere in pubblicità dietro. Sono quelli che vengono, bellissimo questo libro, l'ho appena comprato a quella libreria lì, oppure ora lo vado a comprare su Amazon. Se alla presentazione hai l'autore, c'è stata una spesa da parte nostra dell'editore per far venire, per farti passare una bella serata. Se il libro ti è piaciuto e te lo vuoi comprare, il minimo sarebbe comprarlo qui. Comprando in loco significa reinvestire denaro in loco. I migliori sono i lettori che ti scoprono. Un lettore una volta mi ha abbracciato dicendo grazie di esistere per quello che state facendo. Essere giovani influisce nel modo in cui il mercato culturale e editoriale nello specifico interagisce con questa fascia di lavoratori interessati, appassionati. Fai una cosa che ti piace tantissimo, cioè lavorare nell'ambito culturale, che sia enologico o che sia libraio, tanti giorni nei quali dici ok basta e il giorno dopo magari sei felicissimo di essere qui. È un po' così, noi l'abbiamo messo in piedi per la voglia di farlo, per la voglia di metterci in gioco, per la voglia di Giorgio di essere un libraio e io tra virgolette un host, ma non sapevamo minimamente quanto sarebbe durato e cosa sarebbe successo nel frattempo. Tutto quello che è venuto, diciamo, in maniera naturale.